Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul canale YouTube Van Education. Io sono Vanessa. Oggi chiacchieriamo ancora un pochino perché ultimamente sul canale lo so che sto facendo molti vlog, ma volevo raccontarvi un po' alcune news che arriveranno prestissimo sul canale e un po', visto che siamo a metà gennaio, volevo sapere quanti di voi hanno già smesso con i buoni propositi, quindi si sono dati dei buoni propositi per l'anno 2020 e poi in realtà non li hanno mantenuti. E appunto per quello sono qua proprio per raccontarvi che forse pare che abbia trovato un approccio un po' diverso rispetto a agli obiettivi che magari mi sono posta negli anni precedenti e che non ho portato a termine, e volevo un attimino raccontarvi di questa cosa. In realtà, siccome è frutto di corsi e letture varie, è chiaro che non potrò essere esaustiva ed è chiaro che rimarrò su un piano generale anche perché ognuno di noi ha obiettivi diversi. C'è da dire che negli anni scorsi comunque magari mi sono posta degli obiettivi e alcuni sicuramente li ho portati a termine. E è anche vero che altri magari non li ho portati a termine. Allora, questo perché? Partiamo dal principio. Uno, non bisogna porsi più di 5 obiettivi, diciamo macro obiettivi. Quindi, se il mio obiettivo numero uno può essere, non lo so, cambiare lavoro, che però è già un obiettivo molto molto grande, che quindi potrebbe inglobare due obiettivi grossi, non lo so, iscrivermi a un corso in palestra, adesso non me ne vengono altri. E non lo so, magari fare qualche lavoretto in casa, quindi cambiare un po', lo stile della casa, imparare a cucinare e, andare a camminare tutti i giorni. Adesso le sto inventando, dobbiamo innanzitutto, considerare che sono 5, sono già degli obiettivi grossi, ma se io mi pongo 10 obiettivi è chiaro che non riuscirò a lavorare in modo efficiente, efficace, in modo esaustivo, positivo in tutti quanti questi obiettivi. Perciò per ogni obiettivo poi trovare altri 5 step da fare per poter raggiungere l'obiettivo finale. Quindi, se io voglio imparare, per esempio, a cucinare, il primo step potrebbe essere valutare, qual è il mio livello, per esempio, di cucina. Quindi, se i piatti base li so cucinare, quindi un piatto di pasta, di cereali, un piatto di verdure, eccetera, posso salire di livello. Come fare per salire di livello? Per esempio, il secondo step potrebbe essere quello di ricercare magari dei canali YouTube o dei siti internet che forniscano delle ricette alla mia portata. E quindi lo step 2, appunto, potrebbe essere quello di dire ogni lunedì e mercoledì della settimana, per tot ora. Lo calendarizzo. Quindi lo metto in agenda sul calendario, voglio dalle 2 alle 4 andare in cerca di canali YouTube e me li segno. Il terzo step potrebbe essere quello di dire, ok, il giorno giovedì e venerdì mi dedico alla preparazione della ricetta che ho visto sul video YouTube e magari per il mese, non so, di gennaio mi occupo solo degli antipasti, febbraio inizierò a fare bene dei primi e via dicendo. Quindi mi do ovviamente un lasso di tempo. E poi un altro step potrebbe essere quello di iscrivermi ad un corso a cui ho sempre rinunciato, però adesso questo è l'anno giusto, mi iscrivo al corso. Fare tutti questi step e metterli in calendario già aiuta di più a poterli portare a termine. L'altra cosa, e anche qui ripeto, ho fatto corsi e letture, quindi non è una cosa così immediata, è cambiare proprio il mindset, la vision. Quindi non focalizzarsi solo ed esclusivamente su ciò che andrò a fare, ma anche sul lavorare proprio per aprire la mia mente in modo tale da poter aver successo per quell'obiettivo. Perché se io dico sì, l'obiettivo è andare a camminare, è un'azione che io devo fare, però non ho magari la mente giusta per approcciarmi a questo tipo di azione, perché ogni volta che piove, che non ho voglia,
che c'è un programma in TV, io trovo sempre una scusa per non andare a camminare. Allora vedete che non funziona. Non funziona perché non ho il mindset giusto. Se invece lavoro non tanto sulla motivazione, perché quella va e viene, ma sull'autodisciplina, quindi metto a calendario un'agenda che tot giorno lo dedico per andare a camminare. Cascasse il mondo, che mi chiama l'amica per andare a fare l'aperitivo, che certo, poi vabbè, se è una cosa, una riunione di lavoro a cui devo per forza partecipare, ok, però cerco di trovare il modo, in cui anche quell'imprevisto mi possa però portare a trovare la soluzione e un altro momento per poter fare insomma quella camminata che non ho fatto perché c'era la riunione. Però diciamo. Dicevo che appunto non dobbiamo trovare delle scuse, delle scuse, ma delle soluzioni, e per farlo dobbiamo sicuramente lavorare sulla propria autodisciplina e non tanto sul discorso della motivazione o dell'azione, quindi quello che devo fare. Una cosa che mi ha aiutato tanto e per cui quest'anno mi sono decisa di prendere una super agenda. È proprio il fatto di mettere a calendario in agenda le varie attività, di scrivere, 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 perché quando tu ce l'hai in testa, dici sì, devo fare questo, 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 poi però ti perdi. Se invece, ce l'hai comunque scritto in una lista che, ripeto, non deve andare oltre le 5 cose da fare, perché altrimenti è veramente troppo, o comunque mettere due macro. O due o tre macro cose da fare, per esempio durante la giornata o durante quel periodo, e poi alcune più piccoline, insomma, organizzarsi in modo tale che non siano troppe. Organizzarsi per priorità, quindi dire sostanzialmente qual è la mia priorità? La priorità è appunto andare a camminare. Allora cerco di, una volta magari finiti, non lo so, i miei compiti lavorativi, finito il lavoro, eccetera. A che punto sta il mio voler andare a camminare o il mio voler imparare a cucinare, e quindi lo metto, nelle azioni del giorno, nelle cose da fare del giorno come una priorità. Calendarizzando, si riesce a mantenere un pochino meglio il ritmo, perché comunque ce l'ho lì in calendario, so che devo fare quello, e se sono autodisciplinata, ed è per questo che bisogna lavorare sull'autodisciplina. Se sono autodisciplinata, riesco anche a farlo. Questo vale tantissimo anche per l'organizzazione, delle cose da fare con i figli. Se si ha, diciamo, un'agenda, un calendario che mi permette di inquadrare bene la situazione, riesco anche a fare i calcoli veritieri. Perché le mamme, si sa che sono multitasking, ma non è sempre una buona cosa, perché tante volte si rischia di fare tante cose fatte male. E quindi è bene, calcolare anche i tempi in cui devo portare mio figlio alla scuola calcio o devo portarlo a danza, devo comunque calcolare, di riuscire ad avere i tempi giusti per fare, quella determinata cosa. Bisogna organizzarsi, quindi questa è una cosa sicuramente importante. Volevo appunto condividere con voi la bellezza delle mie agende. Ho preso in particolar modo quest'anno quella di Mr. Wonderful, che adoro perché comunque ha tutti questi stickers, io li amo tantissimo, e rallegrano anche un po' l'agenda, perché comunque leggere alcuni stickers simpatici cambia un po', dai, ti strappa un sorriso, quindi secondo me è bello. Utilizzo tanto anche la bullet journal, che è sempre sempre, e ce l'ho qui accanto, è sempre sempre con me, perché la bullet journal mi permette, di scrivere in modo un po' più libero, di creare schemi, tabelle, liste, quindi mi aiuta tantissimo e mi piace molto. Un'altra cosa molto carina che ho comprato, l'ho comprata da Tiger, è una sorta di diario degli obiettivi, delle cose che voglio raggiungere, ed è molto carino perché innanzitutto è anche bello poi rileggerlo a distanza di tempo per vedere se effettivamente ho mantenuto, appunto se sono riuscita a raggiungere l'obiettivo. E poi è bello perché comunque ho imparato davvero tantissimo che mettere nero su bianco, ti aiuta ad avere le idee più chiare, comunque ti aiuta a tirare fuori, e perché quando ce l'abbiamo tutto qui, non solo ci viene mal di testa e la famosa cervicale, ma è tutto molto caotico. Mentre invece averlo scritto a tantissime persone può aiutare. Ci sono anche proprio degli studi che confermano questa cosa. Un'altra cosa molto utile che avevo trovato
in un manuale, in un libro che avevo letto, era proprio, come dicevo prima, la divisione delle priorità. Quindi io scrivo, per esempio, una lista, potrebbero essere anche 10-15 cose che devo fare, e di questa lista poi ne faccio una seconda lista con le 5 cose prioritarie che devo fare nel lavoro e le 5 cose prioritarie che devo fare nella vita di tutti i giorni, dove metterò come priorità la scadenza, per esempio, al lavoro o il fatto che devo per forza andare a ritirare mio figlio a scuola. Però poi posso mettere altre un po' più, tra virgolette, un po' più blande, e da lì, delle 15 che avevo scritto, per esempio, si spera che non sia tutti i giorni 15 cose da fare, 15 grandi cose da fare, comunque di quelle lì che ho scritto, le ultime, o comunque quelle che non ho citato nella lista delle priorità, saranno le prime che farò il giorno dopo, o comunque saranno quelle che scaleranno poi chiaramente la lista. È chiaro che il giorno dopo io posso avere altre priorità, ma sono sicura che se mi organizzo bene, quelle che erano in fondo alla lista il giorno prima, il giorno dopo possono comunque salire di lista. E si spera poi ovviamente di avere dei periodi di reset dove non si accumulano troppe cose. Quindi è importante anche lasciare andare, dire di no e non tenere tutto sotto controllo, che bene non fa. Quindi, detto questo, per riuscire, insomma, a riprendere un po' i buoni propositi che ci eravamo proposti all'inizio del 2020, io in realtà tutto questo percorso l'ho già fatto nel mese di dicembre, in cui ho proprio creato la mia vision board, che è una sorta di... Io l'ho fatta in realtà manuale, si può fare anche digitale, non mi veniva il termine, l'ho fatta manuale, si può fare anche digitale, dove praticamente ho scritto tutti gli obiettivi che voglio raggiungere nel 2020, come mi voglio vedere e quali sono le azioni poi che devo fare per poter raggiungere questi obiettivi. Mi sta aiutando veramente molto perché sono diventata molto più autodisciplinata e organizzata, e una volta che tu mantieni questa abitudine, no, una volta che tu mantieni questo ritmo per un tot di giorni, gli studiosi dicono 21 giorni, poi diventa un'abitudine, come stavo dicendo. E una volta che diventa un'auto Un'abitudine. e l'essere autodisciplinata o l'essere organizzata, per esempio, può diventare poi una cosa che io ho acquisito e quindi posso passare all'obiettivo successivo. Perciò l'anno prossimo magari non sarà lo stesso obiettivo perché l'ho già raggiunto, ma sarà un altro, oppure se non l'ho raggiunto in pieno, potrebbe essere affinare, modificare, colmare quella mancanza, quel gap che c'è stato nell'anno precedente. Spero, insomma, di avervi fatto capire un po' la situazione, e in particolar modo, dato che questo canale si riferisce a insegnanti, educatori, genitori, è fondamentale, perché sapendo l'agenda di un insegnante, ma anche di un genitore che lavora e che fa il genitore a tempo pieno, sappiamo che sono agende che esplodono. In realtà è bene anche lasciare davvero andare, come dicevo prima. L'utilizzo degli stickers invece è una cosa carina, che può aiutare a rallegrare, e niente, spero di esservi stata un po' di aiuto. A me, devo dire che quest'anno, cioè quest'anno, ma partendo già dall'anno scorso, mi ha aiutato tantissimo questo metodo, e devo dire che sono riuscita a portare a termine più obiettivi di quanti non ne avessi mai portati a termine in passato. Perciò speriamo che sia l'anno giusto per fare proprio il botto. Io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube Van Education se ancora non lo avete fatto, a seguirmi sui vari social, quindi in particolar modo Instagram e Facebook. Seguitemi anche sul sito internet perché sto caricando tantissimo materiale gratuito. E pian piano lo caricherò, pian piano caricherò tutto quanto, e quindi potete sicuramente scaricare i materiali o comunque guardarli, visionarli, perché sono gratuiti. Vi lascio tutti i link in descrizione. E novità sul canale, come vi accennavo all'inizio del video,
sarà la nuova rubrica. Ci sarà una nuova rubrica sulla genitorialità, sul rapporto tra educazione, tra scuola famiglia, quindi educazione, quindi rapporto tra genitori e figli. Parleremo di tanti tanti argomenti molto caldi e molto hot. Stanno suonando, quindi vi devo lasciare.